Ciao ragazzi, oggi è un giorno speciale. Che giorno è? È il compleanno, anzi meglio, il 40° compleanno di Umberto Capiferri, detto Iron Head. Capiferri, ok? Allora, dove stiamo andando? Fuori piove intanto. Stiamo andando sul Monte Amiata per un fine settimana, 2 giorni, un po' shining, un po' da paura. In uno, chiamiamolo chalet, in una casa colonica a 1500 metri. E per l'appunto oggi e domani ha messo neve, 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 neve. Quindi adesso vado a recuperare i miei amici e partiamo verso l'Amiata. Qual è la specialità, qual è la peculiarità di questo fine settimana? Stasera ci sarà una festa e non una festa normale. Il dress code è bianco, fluo, parrucca, etis. Fate un po' voi, se vi sembra una roba normale. Comunque, siamo attrezzati. Quindi state, rimanete sincronizzati perché ci saranno da vedere delle scene memorabili. A dopo, partenza! Ok, ci siamo. Siamo quasi arrivati a casa di Giovanni e lì ci aspettano Marco e Laura che non vedo da un sacco di tempo. E per questo la parrucca. Buonasera! C'è la parrucca? Sì, siamo pronti? Buonasera, buonasera, buonasera! Ragazzi, siamo a Paganico. Dai, ce la facciamo! Paganico! Allora, previsioni meteo, previsioni meteo. Ottime. Neve da stasera. Sì, Quindi si va, ma non si sa se si torna. No. Io ho delle barrette energetiche, eventualmente. Io ho gli occhiali da sole. A posto, siamo a Io posto. ho gli scarponi. Niente, tutto a posto, eh. A dopo. Allora, veloce aggiornamento. Siamo a 1450 in cima all'Amiata. Fa un vento assurdo e adesso lo sentite, ma soprattutto sembra di essere al Polo Nord, c'è una tempesta. Cioè, guardate qua dove siamo. Shining sul serio. Quella è la ripresa. Cioè, Umberto, ma dov'è che ci hai portato, No, Mattia sta scherzando. Non posso fare? Attenzione, è bagnato! Attenzione, è bagnato, dice. Ma ragazzi, scherzi, Umbe! Lui è festeggiato, eh? Lei è la moglie del festeggiato. Allora, ragazzi, questo è il nostro posto, dove dormiamo. Sembra veramente Shining. Camere. La luce che lampeggia come nei film. Tutto perfetto. La nebbia c'è. La struttura paurosa c'è. La neve c'è. Il vento c'è. Adesso manca che va via la luce. Yeah.
Ma ragazzi, allora stasera vi racconto una troppo bella. Mi sa che andiamo al forte. Mi avete detto che conosciamo penso dal 90, dall'89. Dopo il inizio del liceo, abbiamo fatto liceo insieme. Quarta licenza. L'università mi ha fatto lavorare. Finiamo un bacino per il bacino. E li voglio prendere l'arma. Allora, noi abbiamo conosciuto, purtroppo, per fortuna, questi due e non ce li siamo più scollati. Signora, prima volta che ho visto Umberto sotto il capannone da solo, lo vedete così, era un po' più grosso in costume che faceva l'uncinetto. Del calendario, vestuina, e mi sono perso, sono venuto dentro per chiedere informazioni. Umberto non lo conosco, ma mi sembra una grande alla testa. Facciamo il punto della situazione. Sì, siamo. Cos'è sta fucsia? Dicevo, di chi è? No, scusa, è solo caduto. Era fa parte del regalo. Sottosorta. Allora, volevo stabilire delle regole. Cioè, volevo sottolineare delle cose. Non abbiamo ancora praticamente bevuto niente. No. Cioè, questa è la cosa. Noi siamo, siamo così. Non tutti i giorni così, oggi c'è una versione particolare, però tutto naturale. Guardate Laila, cioè Laila è così tutti i giorni. Compre un. Aspetta, cioè, guardate la cura del dettaglio. Laila stasera si sente se stessa. Interessato più al surf e alla spericolata improvvisazione che uscire con qualche bel topone. Una partenza timida, poi accelerata, ed ora con la figlia ulteriormente rallentata. E ora che entri negli anta, ricordati che la fava non più canta. Yeah.
Allora io dovevo pensare al biglietto per il tuo regalo e lui doveva pensare al resto del tuo regalo, no? Allora il biglietto l'ho dovuto riscrivere prima dal rotolo della tua maglia perché mi sono dimenticato di stamparlo. Lui il regalo l'ha stampato ma comunque l'ha lasciato a casa. Buongiorno ragazzi, i miei capelli, scusate, sono le 11 più o meno, guardate qua, non è cambiato niente, come ieri, neve e nebbia, è cambiata la mia voce che ormai l'ho persa, è andata, però bellissima serata, ci siamo divertiti un sacco, siamo andati a letto un po' tardino, però Umbo top, ottimo lavoro. Posto fantastico, adesso sono pazzo, mi fa male la testa, cioè il collo, ma mi piacerebbe fare un voletto con il drone. Pensate voi, se è calato il vento, dopo volo. Sì.